Quando ero piccola le persone mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande ed io rispondevo l'inventore. Wow, che bello! E che cosa vorresti inventare? E a quest'ultima domanda non riuscii mai a rispondere. Sapevo che volevo creare, ma non sapevo che cosa creare. Sapevo che volevo comunicare, ma non sapevo che cosa comunicare. Da quei tempi sono trascorsi circa 30 anni ed ho capito una cosa fondamentale, che le persone di fronte ad una domanda complessa, difficile, tendono a trasformarla in una più semplice, la cui risposta richiede meno ricerca e conoscenza di sé. Da cosa vorresti fare a cosa potresti fare? Perché spesso il voler fare non coincide con il dovrei fare. Ciò che si vuole non coincide con ciò che gli altri o la società si aspettano da noi. Ci si ritrova così ad essere cloni di questo sistema che noi sappiamo già che non ci appartiene. Qui possono accadere due cose: la ribellione o la resa. Oppure, e questo è il bello della creatività, imparare a mescolare desideri, passioni, ambizioni, competenze in modo logico-creativo affinché il sistema, anziché un nemico, possa diventare una tela su cui dipingere la propria arte.